Direttore, un tempo per parte, pareggio giusto tra Cargasse e LFR Reggio Calabria? Sì, penso proprio di sì, diciamo che è il primo tempo noi, secondo tempo loro. Forse noi nel primo tempo abbiamo avuto due palle per poterla chiudere, per andare sul 2-0. Grande prestazione dei nostri ragazzi, devo fare i complimenti a tutti, lo staff tecnico e i calciatori. Secondo tempo è uscita fuori la regina, penso come è giusto che sia, che essendo in svantaggio e per il blasone della squadra, un'ottima squadra. Ci hanno messo in difficoltà, ci hanno pareggiato la partita e come dicevo prima, un tempo per uno, penso che il risultato sia pareggio, il risultato più giusto. Primo pareggio casalingo in campionato per l'Agragas. Veramente il primo pareggio in Primo assoluto da pareggio in quando è assoluto. iniziato il campionato, che noi abbiamo sempre vinto o perso. Sì, è un pareggio casalingo, però penso che sia un punto pesante, un punto importante. Ripeto, preso contro una squadra costruita per stare nei piani alti, e perciò siamo contenti della prestazione. Un trittico di partite difficile per l'Akragas in questo frangente di campionato, però abbiamo visto una squadra che ha trovato il giusto assetto e sa disputare al meglio le proprie partite. Sì, devo dire che noi fortunatamente stiamo iniziando a recuperare gli infortunati. Oggi è rientrato Giama dopo un mese, ha fatto 20 minuti. Consideriamo che noi mercoledì abbiamo fatto 97 minuti contro il Trapani e nel secondo tempo anche questo si è visto perché noi abbiamo avuto anche un calo fisico, ma è fisiologico perché non avendo i ricambi a disposizione hanno giocato quasi gli stessi 11 di mercoledì. Perciò siamo molto soddisfatti di questa gara.